ragazzi, allora come andiamo? Oggi è il quarto giorno che vi mando un mio video e devo dire che ho ricevuto un sacco di messaggi, video, un bel po' di così, anche di incitamenti, no? Luca, dai che ce la facciamo, tanti anche espressioni di emozioni, di bei pensieri da parte di tutti voi. Molto bello, molto bello. Mi ha mandato un messaggio anche l'Assunta, che so che molti di voi sentono, e avete visto che ha fatto anche un bel commento sul video che stiamo facendo su YouTube. Che dire, oggi volevo lasciar parlare un po' voi, quindi quello che vi dico, mi sono segnato un po' di cose che mi avete detto voi stessi, quindi come le cose che vi piacciono, vi ricordate? Le cose che vi piacciono, le cose che non vi piacciono. Alessia mi ha scritto, mi ha detto per esempio: io passo il tempo al PC, mi piace chattare su WhatsApp, mi piace leggere e mi piace mettere in ordine. Luca dice: mi piace fare i braccialetti, mi sapete di che Luca fa. E poi la torta allo yogurt con mia mamma, e mi ha mandato anche una bellissima foto sia dei braccialetti che di quando fa la torta allo yogurt con la mamma. E poi è stato bello anche, sapete che cosa? Che ci stanno scrivendo anche ragazzi che non sono più al centro, no? Per esempio Sharon, Sharon ci ha mandato un video, e poi vedremo. Oppure anche Samuele, uno dei tanti Samuele che ci sono stati da noi. Ecco, per esempio Angela mi ha scritto: a me non piace pulire, una cosa che non mi piace fare proprio è stare a casa pulita. Mentre invece Jessica dice: mi piace apparecchiare la tavola, mi piace mettere in ordine l'armadio, mi piace salutare mia mamma, mettere via le cose, mentre non mi piace passare la scopa in camera mia, dice lei, non mi piace stendere, questa è una cosa che non piace neanche a me, sono d'accordo Jessica, e poi non mi piace lasciare in disordine. Poi le cose che piacciono a Jessica sono per esempio fare uncinetto, creare le collane con le perline, eccetera. Anche Mirko mi ha scritto, mi ha detto: mi piace giocare con il PC, mi piace guardare i video su YouTube, mi piace preparare i dolci, Mirko, tu che sei un appassionato di dolci certamente. E poi Mirko ci suggerisce una cosa fantastica, lui sta facendo un corso di inglese online, quindi sta approfittando di questi momenti di così, insomma, che si sta in casa, che magari ci si annoia un po', per imparare. Quindi grande Mirko, che stai cercando di imparare inglese, di migliorare il tuo inglese usando le applicazioni, che ce ne sono un sacco su internet, e mi ha detto che è una cosa che gli piace molto. Quindi vi invito anche a voi, chi vuole, e perché non usare questi momenti anche per cercare di imparare un'altra lingua? Ecco, una cosa che invece non piace a Mirko è leggere i libri, pulire la camera e fare ginnastica a casa, perché lui dice: preferisco farla in palestra, giustamente. Anche Emanuele mi ha scritto e ha detto: a me piace guardare i DVD, sentire la musica, giocare alla Wii e giocare a Shanghai con papà, che deve essere una cosa che lo appassiona, perché ci ha mandato anche una bellissima foto di lui che gioca a Shanghai con il papà. Non gli piace andare in piscina, non andare in piscina, ecco, per questo periodo per esempio tante persone che fanno sport non possono andare nei loro posti dove fanno sport. Per esempio Emanuele dice: non mi piace stare a casa e pensare che non posso andare in piscina. Oppure una cosa che non mi piace è che non si può andare a fare la spesa tutti insieme, che è una cosa che a Emanuele piace. Oppure mi dispiace non fare ginnastica con Andrea, che deve essere una persona con cui lui fa ginnastica. Amal ci ha scritto, mi ha scritto, mi ha detto:
mi piace aiutare la mamma in casa, mi piace ballare, quindi si vede che Mario ogni tanto magari si mette sulla musica e balla, mi piace disegnare, invece cosa non le piace non lo scrive, quindi mi ha scritto semplicemente questo. Stefano invece scrive: vorrei giocare a calcio ma non posso, queste sono le cose che mi piacciono, mi piace giocare a calcio però non posso, giocare a casa forse non è il caso, mi piace parlare con WhatsApp e mi piace vedere i film, invece non mi piace leggere e non mi piace per niente stare a casa. Adesso cosa facciamo? Vabbè, intanto io vi saluto lasciandovi vedere un po' di video che alcuni di voi ci hanno mandato, video di saluti, video in cui si suggeriscono delle cose, eccetera. E ne approfitto per salutarvi. Ciao, alla prossima. Io come sempre, come vedete, ancora sto mandandovi tutti questi messaggi, questi video da casa mia. E ci vediamo al prossimo video. Va bene? Ciao a tutti. Ciao ciao, alla prossima. Ciao. Ciao Luca. Ti manchi tanto, spero di tornare presto a lavorare, speriamo anche tutto questo che finisca più presto, baci, ciao! Ciao Luca, io sto bene, sono appena salita a casa che ho portato la mia cagnolina, sì, ci ho messo anche questa mascherina. Io le giornate le passo a leggere, sul telefono, ascolto la musica, guardo la TV. Del resto, questo. Sono stufa di stare a casa, spero che passa subito sto maledetto virus. Ti saluto, ti mando un bacione. Ciao Luca! Beh, io facevo nuoto, mi manca tanto il nuoto. Non posso farlo, non posso fare sport perché c'è questo problema qua. Ci sono alcune volte che leggo, altre volte sistemo le cose. In questo momento sono davanti al computer che sto giocando. Se no sono davanti alla televisione che, vabbè, guardo film, l'azione. Se no niente. Ciao. Ciao raga, state bene? Speriamo di sì. Io vi mando un grosso abbraccio, spero di vederci presto. Un saluto da me, un saluto va in particolare a Luca, a Verlis, Maria Pia e Roberto. Ciao, baci baci, alla prossima. Io resto a casa. Avete capito? Ciao. Beh, cosa bella suonella, la chitarra tutti i giorni. La musica e questa è la cosa più bella. Qui a casa tutti i giorni faccio quei lavoretti, tutto un po' a fare la linea tutti i giorni, sei insieme la famiglia, per dipingere il quadro è una passione, quelli che ci ho detto qua con me tutti questi qua, e allora ci vedremo, ascoltiamoci sempre, diamoci la mano. Lo faremo insieme. Ciao Luca, ciao ragazzi, come va? Mi dispiace stare sempre in casa, ma è importante rispettare queste regole per non fare ammalare troppe persone. In questi giorni faccio gli esercizi che mi manda la mia allenatrice di nuoto con i video. Guardo i DVD, ascolto la musica, aiuto la mamma a fare i dolci e mi riposo un po'. Spero di vedervi presto. Ciao! Luca, la prima cosa positiva è uscire a mangiare un gelato fuori. La seconda cosa positiva è uscire
con la fidanzata, la terza cosa positiva è giocare a carte. La prima cosa negativa è sto cacchio di virus, il coronavirus. La seconda cosa negativa, non vedere la fidanzata. Terza cosa negativa, non mangiare gelato. Baci baci, bye, ciao.